Ciao, ciao a tutti, grazie. Claudia, resta. Avranno interessanti cose da dirvi sul bilancio, sulla discarica, su tante cose. Manuela San Giorgi avrà interessanti cose da dirvi sull'antenna e sul piano antenne. Patrick Cavina con una sorpresa fenomenale, soltanto per voi. Io adesso vi lascio il microfono, quando siete a posto me lo ridate. Come sapete, noi abbiamo una discarica, la discarica Pediano, e si è innestato, anche per merito di altri consiglieri di opposizione, una discussione forte in Consiglio Comunale, vale a dire la nostra discarica, secondo i consiglieri di minoranza, non ci dà abbastanza. Facciamo un esempio, quella di Sogliano darebbe da 10 milioni, la nostra ce ne dà 5. E c'era sempre questo rimpallo, è vero, non è vero, è vero, non è vero. Consiglieri di maggioranza si sono sperticati nel cercare di capire i bilanci tramite internet, guardando un bilancio dell'anno 1900, non so che cosa. Noi non se ne riusciva a venire fuori. Noi abbiamo avuto un'idea eccezionale, rivoluzionaria. Siamo andati a chiedere direttamente a Sogliano quali erano i conti. Una cosa incredibile, mai vista. Cioè, in un paese del genere essere banali rischia di farti passare per geniale. Vabbè. Così i conti sono effettivamente quelli che avevamo detto noi come minoranza e sono certificati. Vale a dire, noi abbiamo una discarica che allo stato attuale, tra tutto quello che ci fa, che porta dentro il comune, tramite dividendi, tramite il canone del disagio ambientale, altro e altre voci, attorno a poco più di 4 milioni di euro all'anno. Se fosse gestita in maniera completamente pubblica, facendo il parametro come quella di Sogliano, di cui abbiamo parlato, la cifra sarebbe circa, spannometricamente, dai 12 ai 14 milioni di euro. In sostanza, per farvi capire cosa significa questo per tutti noi imolesi, significherebbe che noi potremmo essere esentati dal pagamento della Tari, perché la Tari che noi andremo a pagare ci costerà tra tutti circa una decina di milioni. Un camionista si è fermato a prendere un caffè, un camionista che stava andando in discarica, la barista gli ha chiesto da dove veniva, benissimo, questo qui veniva da Roma, quindi Lorenzi aveva mentito a tutti e non aveva detto a noi, che in quel caso eravamo i consiglieri di opposizione, da dove provengono i rifiuti. Però a Imola non abbiamo neanche un piccolo sconto in bolletta. Per il danno ambientale che produce la discarica a Imola, ai cittadini non viene dato nulla e addirittura non voglio neanche rifare le strade dei residenti che abitano lì, che sono tutte malmesse e dissestate dai camion. Che vengono fatti dei testamenti per lasciarli ai giovani, per suonare, per la musica, e poi fanno quel, volevo dire una parolaccia, quel cazzo che gli pare, perché è questo che fanno. Perché cambiano le destinazioni d'uso, cambiano i vincoli. In regione chi c'è? C'è Vasco Errani, c'è il loro amico, votano, cambiano i vincoli, cambiano quello che gli pare. Succede che ci accorgiamo che vengono autorizzate altre 7-9 antenne quando la copertura esiste già a Imola. E ci chiediamo perché altre 7 antenne che generano campi elettromagnetici, che comunque è documentato, che fanno male alla salute, è documentato da tantissimi studi internazionali. Bene, per internet veloce, perché vogliamo scaricare i video, d'accordo. Abbiamo bisogno dei telefoni, va bene. La tecnologia ci serve. Però dobbiamo conciliare la tecnologia e questa cosa che è il progresso con la nostra salute. Perché il nostro sindaco ci deve tutelare. Ieri ci siamo presentati in posta, abbiamo fatto un esposto al comune di Imola, per un fatto che ci ha interessato a dicembre. Per il problema delle antenne abbiamo chiesto, per risolvere un po' il problema antenne a Imola, la mappatura della fibra ottica, in modo da poter vedere dove a Imola c'è la fibra ottica e non mette le antenne, con delle microantenne, per inquinare di meno. Il comune ci ha risposto dopo 7 giorni, quindi tutto in regola, però ci ha risposto 2 volte. La prima volta che non aveva nessun documento, la seconda volta la società beni comuni ci ha risposto che loro autorizzano solo i buchi.
sforare le strade. E noi abbiamo detto, ma se forate le strade non sapete cosa mettere giù, cosa mettono giù, cosa facciamo? Rischiamo che mettano giù anche delle bombe questi qua. Lo sappiamo, però noi autorizziamo solo questo. A quel punto lì siamo fermati, perché non avendo la mappatura. Tre settimane dopo l'assessore di riferimento, l'assessore Tronconi, ha lasciato un'intervista in un settimanale locale che percepisce circa 350.000 euro di sovvenzione dallo Stato, dove ha detto completamente l'opposto, cioè proprio testuali parole, grazie alla mappatura della fibra ottica che ha il comune di Imola riusciremo a fare un piano antenne ottimo. A quel punto lì si è rimasti un po' così, con la bocca aperta, perché o c'è o non c'è questa mappatura della fibra ottica. È importante anche perché noi, dato che siamo cittadini che comunque lavoriamo, non abbiamo tutto questo tempo da perdere per chiedere documenti, anche perché noi che abbiamo chiesto un documento pubblico, ufficiale, tramite un accesso agli atti, quindi quello che il Comune ci risponde deve essere la verità, non può essere un falso. Un giornale ben noto, qui dalle nostre parti, mi dice, ma è difficile far passare le vostre cose, perché sai, il mio giornale funziona per il 90% di marchette, 5% cronaca nera e 5% cronaca rosa, e te lo dicono loro. Un altro, di recentissimo, mi dice, io non vorrei più parlare dei dissidenti, dei fuoriusciti, perché fateci caso, noi siamo l'unica forza politica della storia d'Italia che è sui giornali e televisioni attraverso le persone che sono uscite dalla nostra forza politica. Cioè, allora perché non continuate a intervistare Fini per parlare del PDL o non continuate a intervistare Razzi per parlare di DV? Siamo gli unici. E questo giornalista mi dice, questa cosa è veramente schifosa, la facciamo solo nei vostri confronti, è imbarazzante anche per noi giornalisti, ma siamo costretti perché i nostri datori di lavoro ce lo chiedono. Non ti arrabbiare, è lavoro. No, invece io mi incazzo come una bestia. Perché se tu non ti ribelli, sei il primo complice di questa schifezza! Oggi c'è una comunità, vogliamo ricordarla a qualcuno che effettivamente è vero, noi non siamo in campagna elettorale, è una missione, l'avevamo detto dall'inizio, entreremo nei palazzi, continueremo a stare in mezzo alla gente perché la cosa di cui questo paese ha bisogno è sapere che cosa accade. Il gioco diabolico con il quale la politica e la comunicazione in questi anni ci hanno soggiogato, ci hanno fatto credere che tutto andava bene, ci hanno fatto credere che l'Europa era giusta, ci hanno fatto credere che questo paese in fondo non poteva aspirare a qualcosa di meglio di una classe politica, signori, che non esiste. Cioè, io ci giuro e lo vedo tutti i giorni in mezzo alla strada, io incontro decine, centinaia di persone che sono migliori di quelli che attualmente ci governano, ed è un pochino colpa nostra quando abbiamo smesso di credere che potevamo ambire a qualcosa di meglio, quando abbiamo creduto che la schiavitù nella quale ancora oggi viviamo fosse l'unica condizione possibile. Ebbene, è successo qualcosa di incredibile, un anno fa, solamente un anno, il 25%, persone che ci hanno creduto, che hanno votato, che hanno espresso la loro preferenza, perché votare il Movimento 5 Stelle è fare quello che non ci permetteranno più di fare, è dare una preferenza. Tra noi non c'è nessuno di differente, io valgo quanto Ale, quanto Mara, quanto Vittorio, nessuno è sopra l'altro, uno vale uno. E allora io a un certo punto ho guardato e ho detto, ma quanti sono indagati per peculato? Ma che vuol dire peculato? Utilizzo dei soldi pubblici, è normale che io non lo so che vuol dire peculato. A me non mi arrivano né i soldi pubblici, manco più quelli privati, perché alla banca non mi danno, non ce li danno, e loro si prendono comunque i nostri. E allora tu pensi, dobbiamo andare in Europa, e chi ci sta portando in Europa? Allora noi andiamo in Europa con il presidente che si è eletto, ovviamente la Merkel l'ha scelto bene, Letta era troppo blando, gli serviva uno che fosse fortemente europeista, e si sono trovati Renzi, lo siamo ritrovati pure noi, il terzo presidente del Consiglio non eletto. E la cosa che più mi sconvolge è che questa persona ci sta portando in Europa minando quella che è la nostra democrazia in Italia. Allora non vi fate ingannare, è una distrazione, le elezioni europee lo sanno che le vinciamo a mani basse, lo sanno, è palese, perché lo vedono che la gente qui viene spontaneamente, noi non la paghiamo, noi non promettiamo niente a nessuno. E questi che truffano,
che si fregano con i soldi pubblici dei diamanti, le mutande, le rose, i viaggi sono fuori e sono sulle prime pagine dei giornali, e questo è il concetto di giustizia che ha questa gente. Allora, non si può avere una giustizia senza un'etica, senza un valore morale, senza qualcosa per cui combattere. L'abbiamo visto col 416 ter, si parla di mafia. Io sono giovincello, ma penso che sia dal 94 che stanno facendo dei regali alla mafia. E ci hanno provato anche l'ultimo ministro, ministro telefono amico dei Ligresti, la Cancellieri, con un decreto che viene da uno Stato e che dice: mafiosi, stupratori, quelli veri, non quelli del blocco di Grillo, assassini, io vi regalo un 40% di sconto di pena. Il Movimento 5 Stelle si è opposto e ha bloccato questo provvedimento. Questa è la gente che parla di mafia. Uno, due, 416 ter, scambio elettorale politico mafioso, una norma che si aspetta da 20 anni, 20 anni signori, perché non possiamo più avere gente che si compra il consenso elettorale. Allora è stato detto che la pena è stata diminuita, è vero, da 7 a 12 anni a 4 a 10, non è paragonabile. Secondo me una persona che falsa le votazioni di uno Stato democratico e si accorda con un'associazione criminale che vuole sovvertire lo Stato ha diritto alla stessa pena del mafioso, 7 a 12 anni, li vogliamo in galera queste persone. Oggi è stato bellissimo a Riccione perché una persona, abbiamo chiesto con la Sarti se c'erano delle persone che avevano votato il PD o Forza Italia critiche, e è venuto a parlare il segretario di una sezione del PD. Sono molto interessante quello che ci ha chiesto, insomma ci ha fatto una critica sul fatto che siamo comandati dall'alto da Grillo e Casaleggio. Scusate, insomma è legittimo domandarlo, io poi mi stavo sistemando il microchip che mi ha inserito Casaleggio. C'è uno che ha votato, qua rispettiamo tutti, quindi non abbiate nessun tipo di timore, che uno che magari ha votato dell'altro, se ti hanno fatto votare, quel bambino ha alzato la mano, però se ti hanno fatto votare a te tocca presentare un'interrogazione parlamentare. Si avvicina il giornalista e mi dice: ma voi dite sempre no? Anche io ho risposto: no, è vero, c'è il sotto. E me ne sono andato. Il mantra sarà questo: voi dite sempre no. Se si tratta di mafia, di massoneria, di portare avanti delle riforme piduiste, di rivotare una legge elettorale con gli stessi identici vizi di incostituzionalità del Porcellum, di salvare Berlusconi, di salvare la Brambilla, di salvare Genovese, di votare porcate, di salvare il programma degli F-35, di continuare alla guerra, alla guerra in Afghanistan che ci costa 2,6 milioni di euro al giorno, ebbene sì, diremo sempre no! Orgogliosamente!